professor Auriti è la persona che nel dopoguerra ha portato avanti con massimo del rigore e col massimo della determinazione il concetto di moneta locale. Come si chiamava la moneta di Auriti? Simek. Cosimo ha studiato Auriti. Auriti a sua volta, diciamo, era un cultore, un esegeta di Ezra Pound. Ezra Pound è stato un grandissimo poeta, ma è stato anche un importante studioso di economia, in particolare delle banche, dell'usura e di tutto ciò che riduce in schiavitù gli uomini. Quindi io lascio la parola a Cosimo, che ha un'oretta a disposizione, che può giocare come vuole, come domande, come ti vuole. Abbiamo rimesso le pile al microfono con rara efficienza, ma è funzionante. Mi sentite? Bene. Io vi ringrazio per essere venuti, ringrazio Fabrizio per avermi invitato. Questo è il mio libro, La moneta di Satana. Io naturalmente ho fatto il traduttore, nel senso che ho cercato di capire quello che dicevano questi economisti e l'ho semplificato. Quindi ho scritto un romanzo, diciamo, l'idea geniale è stata questa. Mi hanno detto che è stata un'idea geniale, visto che è il primo romanzo che tratta questa tematica. Esagerato. Partendo naturalmente dal baratto, quindi comprendere cos'è la moneta sin dalle sue origini, tutti i percorsi storici. Questo intriso, cioè, si intreccia nella storia romanzata dal taglio thriller. La moneta di Satana, pure il titolo è emblematico, perché si è sempre detto che i soldi sono del diavolo, lo sterco del demonio, però dobbiamo comprendere perché. Se non scopriamo gli arcani segreti che ci sono dietro al sistema monetario, non comprendiamo questa frase. Tanto, è un fatto che la moneta ci ha reso più schiavi comunque. L'economia, la produzione aumenta, la capacità produttiva aumenta, i prodotti sono, gli scaffali sono pieni di prodotti, si buttano e noi lavoriamo sempre di più. C'è qualcosa che non torna. Ok, allora partiamo ad esempio da una frase tipica, un banchiere del 1700, un Rothschild, un antenato degli attuali banchieri fra le più grosse famiglie potenti al mondo, disse: permettetemi di emettere moneta e me ne infischio di chi ne fa le leggi. Cioè, la frase è tosta, cioè significa che chi ha il potere di emettere moneta se ne infischia delle leggi, cioè può fare un po' quello, può comprare tutto, può comprare anche la classe politica, se vogliamo, anche i sindacati. Lo vedete quanto è importante il potere dell'emissione monetaria, ancora di più di chi la detiene. Immaginiamo magari, che ne so, il Berlusconi di turno che abbiamo avuto noi in questi anni. Quindi è un enorme potere. Allora, che cosa accade? Io attraverso questo romanzo poi vado a spiegare la scuola monetaria del professor Auriti, no? Salvatore, abbiamo trovato il video per caso qui? Perché io poi lo volevo far vedere. L'avevamo caricato, no? Perché ve lo vorrei far rivedere intanto. Va bene, nel frattempo passiamo oltre. Allora, si sta caricando? Perfetto. Allora, ora lo facciamo partire. Allora, io ora vi farò vedere un video del professor Auriti prima che io vi spieghi, in modo che capiate la personalità e comprenderete alcune cose anche sul signoraggio, che poi magari vi rispiegherò. E poi ho messo un piccolo video di un politico che era Tremonti, quando era ministro dell'economia, che testualmente a Rai 2 ha denunciato la perdita della sovranità monetaria. Quindi Tremonti, però credetemi, queste cose le dicono anche a sinistra, quindi da destra a sinistra, le altre sfere sanno tutto. E noi parleremo di questo oggi. Ora vi farò vedere questo video di Auriti, se riusciamo a farlo partire. Claudia, tieni questa. Tieni questa che devo aiutarti. Non è collegato, no? Senza lavorare, il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare.
lavoratori che si appropria del valore della moneta e chi la stampa. Primo, secondo, non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora. Io col lavoro che cosa creo? Creo l'oggetto che viene misurato. La penna, io lavoro, produco una penna, produco un bicchiere, produco il microfono. Che cosa creo col lavoro? L'oggetto che va misurato con la moneta. E poi il valore della moneta è un valore che nasce per convenzione, senza lavorare, solo perché noi ci mettiamo d'accordo. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo. Allora tu prendi un pezzo di carta, vediamo, misuriamo il lavoro che fa la banca centrale che emette. Prendi un pezzo di carta, lo stampa al posto tipografico, dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più, quindi prendo questo pezzo di carta, dopo che l'ho stampato, a costo uguale pochi centesimi, questo pezzo di carta io se lo devo dare a misura del costo del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia. La banca centrale dovrebbe riscuotere in base al lavoro che fa solamente dei prezzi, dei compensi commisurati a quello delle tipografie. Se no che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200.000 lire, vale 500.000 lire, vale 1 milione. La differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che presta, allora espropria il debito alla collettività, cioè la truffa. Tant'è vero che io questo l'ho fatto, l'ho detto quando ho denunciato Ciampi e Fazio davanti alla Procura della Repubblica, e ho detto io vi denuncio per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Quando Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, mi ha chiamato, poi il professore mi ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma che dopo, perché è stato sempre così. Allora che vuol dire è stato sempre così? Che questi dal 1694 prendono un pezzo di carta, lo stampano al costo tipografico, lo spendono, lo prestano al governo nominale e si mettono in tasca quello che prestano, perché prestare vuol dire diventare proprietari. Quando tu lo dici, vuol mettere il portafoglio, ecco gli azionisti della banca centrale, che si mettono in tasca la rendita da signoraggio, cioè dei grandi usurai. E che lavoro fa il grande usuraio? Il tipografo. Se io devo pagare la banca, non è che devo pagare gli interessi, l'anatocismo, gli interessi sugli interessi ogni 3 mesi come è stato tirato. No, io devo pagare il prezzo della tipografia. Quando tu mi dai 100 pezzi da 200.000 lire l'una o da 200 simili, io che ti devo pagare? Ti devo pagare un simile per ogni pezzo di carta, no, e la differenza se la mette in tasca lui perché ce l'ha presa. Allora noi non possiamo più tollerare di essere trattati da imbecilli, perché quando noi non abbiamo capito questa truffa, io lo posso anche ammettere, la vuole fare adesso, no, perché adesso l'abbiamo provato. Io ho dimostrato quando ho denunciato Ciampi e Fazio, l'attuale Presidente della Repubblica, quando era governatore, l'ho denunciato l'8 marzo del 93. E allora, o devo andare in galera io per calunnia, lui per i reati che mi ho contestato, due di mezzo non ce ne sono. Non siamo stufati di essere presi in giro. E questo suo intervento mi costringe a ribadire queste cose. Come io ho ripetuto allo studente, qual è venuto da me, dopo che gli ho spiegato tutto, che è quello della moneta e che l'accetta, non viva stampa. Ma tu dopo che hai capito questo, ti sei incazzato? Questo va detto, no, questo per carità. Che la moneta è... Va bene. Lo studente che... In pratica l'ha bocciato. Ha fatto bene, perché...
Il meccanismo è normale, in un primo momento, se comprendi il meccanismo, devi avere un senso di rabbia. Dici, è possibile che sono stato preso così in giro, no? È normale, viene spontaneo. Io in effetti oggi vi pongo questa domanda semplicissima in modo che approfondiamo la questione. Che cosa vedete qui? 20 euro, vero? Io vi dico che questo è un pezzo di carta, giusto? Dal 1971 non esiste più la convertibilità con l'oro, quando sono decaduti gli accordi di Bretton Woods. Il presidente Nixon li fece decadere, perché era l'unica moneta che rimaneva convertibile all'oro, era il dollaro, con l'entrata in vigore di questi accordi. Quindi oggi, se questa qui è solo carta, e sotto regime di monopolio la può stampare una banca centrale, oggi noi la BCE, giusto? Che cosa accade? Ma chi dà il valore a questa moneta? La domanda che faceva il signore prima. Chi è che lo dà? Una banca centrale che la stampa con l'opera tipografica? O noi cittadini che per convenzione sociale l'accettiamo? Secondo me, ha ragione il professor Auriti, il valore a questa moneta glielo conferiamo noi, perché lo accettiamo per convenzione sociale. Perché finché il banchiere aveva l'oro come deposito, vabbè, potevi dire l'oro è mio e stampo questa banconota che rappresenta oro. Ma se ora non ce n'è più materiale prezioso dietro ed è solo carta, quindi se il valore glielo conferisco io, perché le banche ci prestano il denaro? Perché dobbiamo pagare degli interessi? Abbiamo 2000 miliardi di debito pubblico, 80 miliardi paghiamo all'anno solo di interessi passivi. Cioè, è chiaro il meccanismo che fa uscire questo sistema? Guarda, è molto semplice, tutta la scuola del professor Auriti la possiamo riassumere in una piccola frase. Se noi mettessimo un governatore di una banca centrale a stampare moneta in un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che l'accetta. Cioè, cosa se ne fa questo governatore di questa banca centrale a stampare moneta? Niente, giusto? Se ne fa niente. Quindi, se abbiamo compreso che il valore alla moneta glielo diamo noi, non è corretto che le banche ce lo prestino, la stampano e ce la prestino. Per giunta, vabbè, dice, ma la Banca d'Italia è degli italiani? No, non è degli italiani. Potete andare sul sito ufficiale della Banca d'Italia, quindi con un enorme conflitto di interessi, questo qui scaricato, e tutti gli azionisti al 95% sono banche e assicurazioni private. Prima la stampava la Banca d'Italia, oggi la Banca d'Italia è socia della BCE, come tutte le varie banche centrali. Quindi cosa ci ritroviamo? Una sorta di banchieri privati che stampano effettivamente carta e la prestano. Quindi ora incominciamo a capire che cos'è anche il signoraggio, no? Perché molti dicono no, non esiste, non esiste e non esiste. E vabbè, vediamo perché. Secondo me esiste. Io, per senso logico, non avendo una preparazione accademica, ho detto secondo me questo che mi sta dicendo il professor Auriti è logico. Se immaginiamo questa banconota da 500 euro, giusto? E rimane sempre un pezzo di carta. Per produrla occorrono pochi centesimi, costo di carta, inchiostro. Ci stampiamo sopra 500 euro, valore nominale, la magia del numero che parlava Pitagora. Bene, questi signori quando stampano questa moneta la mettono al passivo nei libri contabili delle uscite, ma non la mettono al passivo come costo di produzione, la mettono al passivo per il proprio valore nominale. Cioè, è chiaro, non hanno messo magari 500 euro, costa 30 centesimi, metto in uscita 30 centesimi, come farebbe qualsiasi azienda. Se un falegname produce una porta, la deve vendere a 1000 euro, metterà in uscita quanto gli è costato a lui come per produrla, poi in entrata metterà i suoi guadagni, quindi magari la vendita a 1000 euro e risulta il guadagno, giusto? Loro cosa fanno? In uscita mettono il valore nominale, mettiamo 10 euro, poi in entrata, poi ritornano i soldi naturalmente, e quindi hanno un pareggio di bilancio, quindi non risulta guadagno. Ecco, ecco perché lì già Auriti nel 93 parliamo, cioè non so, in tempi proprio non sospetti, 93, istigazione al suicidio pure, falso in bilancio, truffa.
è stato veramente un profeta da questo punto di vista. Non ha dovuto aspettare che arrivasse la crisi, perché sapeva i meccanismi come funzionavano e sapeva dove ci avrebbero portato. Vogliamo vedere quanto è privata questa moneta? Sai, è la truffa che passa sotto il naso e non la vediamo, no? Almeno prima le 10.000 lire c'era scritto Banca d'Italia, la firma del governatore, pagabile a vista al portatore, era una falsa cambiale. Teoricamente se tu andavi a Banca Italia ti avrebbero dovuto dare l'oro che rappresentava. Era una falsa cambiale, come si dice. Oggi se voi prendete qualsiasi banconota, fateci caso, qualsiasi, dalla 5 euro alla 500 euro, troverete un simbolino, un simbolo piccolissimo, che ce l'ha anche il mio libro, che in maniera molto, mi ha fatto molto piacere, mi ha lasciato il copyright a me, il mio editore. Cosa significa? Che il mio libro, il copyright, siccome l'ho scritto io, lui gentilmente, generosamente, me l'ha lasciato tutto a me. Questi signori, per proteggersi legalmente, ci hanno messo il copyright. Cioè, non so se è chiaro, copyright è una questione privata. Non c'è nemmeno una firma di... non c'è politica, non c'è niente. Per evitare che noi copiassimo questa banconota, magari la stampassimo in cantina, hanno dovuto fare il copyright. Vedete quanto è privata? Noi per avere questa moneta, cosa fanno? Le banche centrali la prestano agli stati. Noi per averla dobbiamo emettere titoli di debito pubblico. Però la differenza qual è? Che questa, come abbiamo detto, è solo carta. I titoli di debito pubblico rappresentano il nostro lavoro. C'è un po' di differenza in questo. Perché poi quei titoli di debito pubblico, da che cosa, come li paghiamo? Con le nostre tasse, no? Allora vedete che l'usurocrazia come imprime giornalmente sulla vita quotidiana di tutti i giorni. Mediamente si sono fatti dei calcoli, siamo al 70% qualsiasi azienda di tassazione. Come fa un'azienda a mantenere? È normale che falliscono, ma è normale che gli imprenditori si suicidino, è normale che anche un operaio non riesce ad arrivare a fine mese, arriva alla seconda o terza settimana del mese. Allora ci stanno molte cose che non vanno. Usura del 200%, perché il professor Auriti diceva usura del 200%? Tenendo presente che noi dobbiamo ritornare alla nostra sovranità monetaria, come è giusto che sia, cosa significa? Che lo Stato dovrebbe mettere la moneta, ma uno Stato con la S maiuscola, cioè lo Stato è un fantasma giuridico. Cioè, lo Stato siamo noi, siamo. Quindi noi, attraverso il Tesoro o attraverso anche una banca centrale collegata direttamente con lo Stato, emetta moneta senza debito. Cioè, deve mettere moneta, secondo la domanda che faceva anche il Signore, in virtù del PIL, prodotto interno lordo. Come ha risposto giustamente Fabrizio, cioè, se una nazione più produce, più ha bisogno di moneta per gestire gli scambi. Meno produce, meno bisogno di moneta c'è. E deve essere rapportata anche al numero di abitanti, perché anche i bambini che non sono produttori hanno un consumo, quindi hanno diritto ad avere la loro moneta, ed è importante questo. Quindi sempre in equilibrio, giusta moneta, giusta produzione. Si fa l'esempio del sangue. L'economia, la moneta è il sangue dell'economia. Come nel corpo circola sangue e porta ossigeno a tutte le cellule del corpo, nella nazione circola la moneta che fa circolare potere d'acquisto. Il meccanismo è uguale. Però naturalmente io nel mio corpo, che sono magari peso 70 kg, ci avrò 7 litri di sangue. Un bambino ce n'ha magari 3 litri di sangue. Cioè deve essere rapportato, ok? Più è grosso, più moneta. Meno grosso, meno moneta. È chiaro questo meccanismo, no? E così non si deve creare l'inflazione, naturalmente, perché se poi creiamo troppa moneta si crea il fenomeno dell'inflazione, se ce n'è troppa poca, la deflazione, la rarità monetaria, e ci strozzano. Oggi abbiamo due fenomeni, no? Uno di inflazione e uno di rarità monetaria. Io in parole semplici l'ho capito in questo modo, cerco di spiegarlo. C'è l'alta finanza sopra, che fa girare un'economia che gira 10 volte di più rispetto economia produttiva. Allora, sopra la BCE stampa soldi, li presta alle prime banche che hanno il permesso di prendere questo denaro al tasso dell'1%, poi con questi soldi comprano i titoli di debito pubblico e niente, fanno girare trilioni di dollari, trilioni di euro. E cosa fa questo? Fa aumentare il prezzo delle materie prime. Aumentando il prezzo della benzina, e poi i soldi di sotto non arrivano,
Già l'aumento del costo della benzina a me non mi fa arrivare a fine mese. Cioè, non so se è chiaro. Cioè, tutte le materie prime aumentano. Allora vedete, si è scollegato completamente questo meccanismo, no? Poi per gente al discorso dell'interesse. Quindi, ritornando al discorso di prima, del 200%, perché? Se io in qualità di Stato emetto una 100 euro, cosa significa? Che io ho un credito di 100. Se invece questa 100 euro me la stampa una banca privata, io sono debitore nei suoi confronti di 100 euro. Il differenziale che passa tra 100 euro meno e 100 euro più è esattamente del 200%. Cioè, questa non è usura, è truffa. Perché è normale che nel momento in cui me la stampo io è valore reale. Poniamo un esempio proprio semplice. Immaginiamo che io, allora, sono lo Stato, ho prodotto questo libro, giusto? Questo è il primo bene. Non esisterebbe, ricordiamoci, non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. Quindi la prima ricchezza già sta nell'uomo, nella natura e tutto ciò che il buon Dio ci ha dato, prima di tutto. Seconda cosa, con il mio saper fare magari ho scritto questo libro ed è il primo bene creato, reale. Siccome non siamo più nell'epoca del baratto, perché l'economia è diventata abbastanza complicata, occorre che questo bene abbia un corrispettivo, che è la moneta. Questo bene, che però è convenzionale, rappresenta il mio libro. Vedete? 20 euro, immaginiamo, è 20 euro. Se la moneta la stampo io, lo Stato, in questo caso, ha duplicato il suo valore. Perché? Uno è il bene reale. Due, il valore monetario, che nasce per convenzione sociale. Quindi, come Stato, duplico il valore della nazione, stampando moneta. Se invece questa moneta la stampa una banca privata e me la dà a debito, i proprietari di questa moneta, indirettamente, senza che io me ne sia accorto, sono diventati proprietari del mio libro. In aggiunta poi devo pagare gli interessi. Vogliamo svelare il meccanismo dell'interesse in maniera più semplice? Facciamo così, la macroeconomia, che è un casino, non si capisce niente, c'è troppe, siamo 7 miliardi di persone in tutto il pianeta, immagina tutti i soldi che girano, non riusciremo più a venire a capo. Facciamo una cosa, la macroeconomia, questo microfono fa un po', no? Però si sente? La macroeconomia la riduciamo a una microeconomia, non di 7 miliardi ma di 3 individui. Giusto? Immaginiamo che questi tre individui formano la società e per scambiare le loro merci hanno bisogno di 100 euro a testa e si scambiano le merci. Nel momento in cui io, se sono la banca centrale e il presto, do 100 euro a uno, 100 all'altro e 100 all'altro, noi oramai diamo per scontato che siccome mi ha prestato i soldi li devo restituire con gli interessi. Mettiamo caso del 10%, facilitiamo il conto, mi dovrebbero restituire 110, giusto? Io sotto regime di monopolio, badate bene, monopolio è importante questo termine, perché sotto regime di monopolio significa che solo io posso creare la moneta. Stiamo parlando di banche di emissione, non di banche commerciali. Che cosa accade? Io, come sotto regime di monopolio, ho creato il capitale. 100, 100 e 100, ho creato solo le 300 euro. In effetti i conti non tornano lì. Se ognuno di loro mi dovesse restituire le 110, in totale la società mi dovrebbe restituire 330 euro. Non so se è chiaro. Io per ora ho stampato solo il capitale. Il capitale che serve a coprire gli interessi non l'ho proprio creato. Quindi si crea una sorta sempre di rarità monetaria rispetto al debito. Cioè, tant'è vero, analizzate, una delle economie più grosse del pianeta, gli Stati Uniti d'America, più producono, più si indebitano. Cioè, più produci macchine e poi serve moneta che rappresenta queste macchine, magari, più aumenta il debito. Allora vedete che è un controsenso, più produci, più ti indebiti. Non ne veniamo più a capo. Dobbiamo necessariamente ristrutturarlo dall'inizio, reinvertire il meccanismo. Già solo per il fatto che noi, e quando gli poni la domanda ma di chi è la moneta, il valore della moneta all'atto dell'emissione, questi signori non ti rispondono.
Hanno fatto un'inchiesta parlamentare, la fece, mi sfugge il nome, quello della Lega, Borghezio, e hanno detto, hanno risposto ultimamente, il valore appartiene al sistema euro. Vedete come rispondono, no? Quindi vedete com'è reale questa truffa che ci passa sotto il naso, cioè come si può contestare una cosa del genere? Cioè ce l'abbiamo, la viviamo tutti i giorni, la viviamo noi. Abbiamo degli esempi palesi poi, cioè non lo so, penso che la conosciate tutti questa, non lo so, chi sta addentrato nel meccanismo lo sa. Cioè questi due governi Moro hanno finanziato un governo degli anni 60, uno degli anni 70, con le 500 lire. Ma vedete la differenza tra la banconota che vi ho fatto vedere prima e questa? È sostanziale. Cioè qua sopra c'è scritto Repubblica Italiana, mentre sulla 10.000 lire c'era scritto Banca d'Italia. E sotto, qui, c'è scritto biglietto di Stato a corso legale. Cioè cosa significava questo? Cioè moneta sovrana, cioè veniva stampata dal tesoro e veniva messa in circolo. Cioè non veniva chiesta alle banche, non veniva chiesta a nessuno, e circolava. Cioè volete dire che questa non era valida come la 10.000 lire? C'era la firma di un governatore, c'era tutto, c'era, no? E perché c'era l'autorità dietro. Non lo so, abbiamo gli esempi palesi. Come si fa a negare questa cosa? Sul dollaro cosa c'è scritto? Sul dollaro, lo troverete sul mio libro, no? Sul dollaro Kennedy fece la stessa cosa. Cercò di levare il potere di emissione monetaria alla Federal Reserve, stampando dollari con l'ordine esecutivo 11.110, stampando dollari con il tesoro. Guarda caso, l'hanno fatto fuori. Guarda caso, hanno fatto fuori pure Moro. Non so se per questo ha anche altri motivi. Però guardate, ogni volta che qualcuno si mette contro a questo sistema, viene meno. C'è stato anche un questore di Genova, Molinari, non so se ne avete mai sentito parlare. Il professor Auriti cercò di mettere in atto una rivoluzione anche con il SIMEC. A Guardia Grele, quando girò il SIMEC, si svuotarono i supermercati, si svuotarono. Questo è un SIMEC, io ho tutta la collezione, ne porto uno in giro per far vedere. Una cosa importante che c'era scritto sopra, proprietà del portatore. Ma perché è importante questo? Perché la moneta realmente deve essere di proprietà dei cittadini, cioè del popolo, oppure uno Stato che rappresenta il popolo, che sia lo Stato vero, ripeto, non un fantasma giuridico poi dove dietro magari si nasconde un'oligarchia. Perché ho sentito parlare ultimamente in alcune altre presentazioni di altri tipi di scuole, c'è lo Stato sopra e il popolo sotto, come se fossero due cose disgiunte. Cioè, per me è drammatico, cioè lo Stato per me è un fantasma giuridico, cioè, non, è come dire che c'è un SPA, c'è una multinazionale. Cioè, oggi sappiamo che tutti coloro un po' che stanno dietro a questi trattati non sappiamo più chi sono nascosti dietro i fantasmi giuridici, no? Cioè dietro i multinazionali, dietro i trattati. Chissà, prima almeno c'era un dittatore, tu lo vedevi, sapevi che era quello. Oggi non riusciamo più a riconoscere. Quindi proprietà del portatore, ecco perché è importante. E da tutto questo scaturisce cosa? Se la moneta poi viene messa dallo Stato, scaturisce una cosa fondamentale, il diritto di cittadinanza. Cioè un bambino appena nasce ha diritto alla sua moneta per vivere, solo per dignità di vita. Perché già con il fatto che è vivo gli deve essere data, donata della moneta. Perché lui con la sua vita genera ricchezza. Essendo anche un consumatore, no? Immaginate, un bambino consuma e quindi sta creando dei posti di lavoro per altri che magari producono pannolini. Chiaro? Non so se è chiaro il meccanismo. Reddito di cittadinanza, minimo garantito. E volete che con questo meccanismo non cambino le cose? Secondo me è fondamentale comprendere questo. Io non so, mi fermerei qui e vi lascerei un po' alle domande tranquillamente in maniera molto, molto semplice, se volete approfondire. Bravo. Chi è che ha qualche domandina? Prego. Buongiorno, sono Cristiano. Io ho compreso dalla conferenza iniziale anche, lo chiedo
Avevo compreso dalla conferenza iniziale, poi anche per interesse mio personale, in passato avevo fatto alcune ricerche quando mi erano state indicate sul sistema del signorato. Ho compreso sia da lei che dal professor Mosler che viviamo in un continuo ricatto, però la mia domanda va più nello specifico. Ho letto da qualche fonte via web che noi avremo in deposito nella Banca d'Italia la terza riserva aurea al mondo di oro, cioè veniamo dopo Germania e Stati Uniti. Questo oro che fine sta facendo in questo momento grazie ai nostri tecnocrati di governo, grazie forse ai potentati mondiali che stanno dietro il tecnocrati, quindi i Rothschild, la famiglia Rockefeller? Grazie. Allora, la domanda è semplicissima, in effetti in questo caso non perché non sia... questi signori attraverso la leva monetaria sono diventati realmente i padroni del mondo, cioè attraverso la leva monetaria si stanno impadronendo addirittura dell'acqua, cioè non so, cioè, al di là dell'oro, cioè, che sappiamo bene, addirittura delle fonti di acqua, cioè immagino l'acqua sarà magari la battaglia del futuro, per non parlare poi cose che sappiamo, il petrolio, le quattro multinazionali hanno in mano tutto il grano del pianeta, cioè non so se è chiaro, poi sappiamo cosa c'è collegato dietro tutto questo OGM, cioè è tutta una concatenazione di poteri forti che si aggrappano e si concatenano l'uno con l'altro, e anche loro avrà chi se lo sta racimolando, cioè non so, state riflettendo ora anche in questa crisi quanti compro oro ci sono in giro sparsi in tutta Italia, questo è un meccanismo, un ulteriore meccanismo, stanno in ogni angolo di ogni paese, ce ne stanno un'infinità, è un ulteriore rastrellamento dei reali beni che abbiamo noi come ricchezza, che dopo magari che in tanti anni abbiamo messo da parte, abbiamo anche le nostre generazioni, ci stanno espropriando di tutto. Le privatizzazioni che cosa sono se non questo? Nel 92 le grosse privatizzazioni che ci avevano detto lo Stato non è buono, non è... privatizzazione, svendere tutto ciò che è di patrimonio pubblico, ci avrebbero detto diventerà più efficiente, non è vero, sappiamo bene come è diventato, chi ha preso in mano poi le grosse oligarchie, i grossi potentati hanno badato solo al profitto, non certo a dare più servizi, quindi aumentano le tasse, aumenta tutto il discorso e i servizi diminuiscono. Adesso hanno devastato tutti i diritti possibili. Completamente. In Spagna io ho visto, a parte che in Spagna ho il sospetto che sia partita Eurogen Ford. Sì, pure quello è un altro meccanismo che ci stanno. E quindi sappiamo bene che è collegato a tutto un sistema molto più ampio. Io non mi voglio allargare in altre tematiche, il professor Aurile l'ha fatto, io vi cito solo una frase, c'è questa lotta, prima che di manifestarsi sul piano materiale, ha inizio da altri piani. Poi, per chi crede o chi non crede, io sono uno che crede, è normale, allora mi sono posto in questo, ci stanno delle motivazioni, cioè, c'è tanta gente che fa delle... Cioè, ma il semplice fatto è che questi signori hanno sempre detto noi dobbiamo fomentare le guerre, cioè dico, sono coloro che fomentano le guerre per vendere le armi alle due nazioni in conflitto e poi per guadagnare nuovamente per la ricostruzione, cioè non so io, è chiaro, immaginate quanti milioni di morti hanno sulle spalle, non so fino a che punto sono persone con un animo amorevole. Povia la canta sta cosa, no? Cantante Povia, ho sentito qualcosa finanziano... tipo, quindi no? Volevo chiederti, visto che anch'io mi sono avvicinata a questa tematica da poco, quindi ancora tutto non mi è chiarissimo. Secondo la teoria del professore Auriti, quando lo Stato sovrano stampa la moneta, diciamo come quelle 500 lire, che in base, cioè a quale, qual è l'entità di moneta che deve stampare e come la lega... insomma, come determina quanta moneta stampare? Ecco, allora, visto che non esiste più questa correlazione con le riserve auree. Ti rispondo subito. Sì, sì, è ottima domanda perché è quella che in effetti chiedono un po' tutti e dobbiamo comprendere perché. Allora, partiamo da un presupposto. Già che lo cita anche il professore in un suo libro, Il paese dell'utopia, Einaudi disse, vabbè, alla rarità dell'oro come si fa? Einaudi disse, si è sostituita la saggezza dei banchieri. Cioè, cosa gli fa capire? Stampano a discrezione loro, uno. Seconda cosa,
Naturalmente la moneta deve avere, come abbiamo detto prima, un rapporto in virtù della nazione, del potere produttivo della nazione e del numero di abitanti. E questo è assodato. Quindi è normale, ma cioè, come stanno facendo ora, come cercano di fare? Cioè la BCE era nata per contenere l'inflazione, l'unica cosa, ma secondo voi l'ha contenuta? Cioè da quando è entrato l'euro, prima con 1.500.000 lire campavamo, con 3 milioni di lire eravamo dei benestanti, giusto? Oggi con 1.500 euro, che sono i 3 milioni di lire di 10 anni fa, non arriviamo a fine mese. Cioè questo non hanno contenuto nemmeno l'inflazione. L'una cosa dovevano fare, è chiaro. Quindi vedete un po' come giocano loro. Però ora, per completare anche la regola che il professore dice su questa tematica, è questa: quando i costi di produzione incominciano a coincidere con i costi di vendita, vuol dire che c'è troppo prodotto di quel tipo di prodotto e troppa moneta che rappresenta quel prodotto. Non so se è chiaro, eh? Quindi bisogna, che ne so, stanno troppe fabbriche di sedie, che alla fine si inflaziona il mercato, e bisogna chiudere qualche fabbrica di sedie, in modo che sia la moneta che rappresenta tutte queste sedie, e sia, voglio dire, le sedie diminuiscono, perché sono troppe magari, e si svalutano. Ecco, questo è l'ago della bilancia, quando il prodotto alla vendita e il prodotto alla produzione incominciano a coincidere, non ci stanno più i margini di guadagno. Chiaro? E questo vale un po' per tutto, si fanno degli studi di settore, là sicuramente saranno molto più esperti gli economisti, gli specializzati in questo, come dovrebbero fare ora, calcolare il PIL, calcolare, cioè, tutte le emissioni monetarie. Però una cosa, voglio dire, scusatemi, una cosa è stampare moneta sotto regime di usurocrazia a debito, e vabbè, una cosa è in quell'altro modo, puoi stampare anche qualche moneta in più, ma non succede. L'importante è che se poi venga da sempre una produzione dietro, no? Poi si dice pure, vabbè, ma non ruberanno poi, ok, ma rubano pure ora. Però una cosa è rubare in un regime di sovranità monetaria e una cosa è rubare sotto regime di usura, che già ce l'abbiamo poco. Cioè, il male non è che lo sconfiggiamo, cioè, se vogliamo, è un po' già insito nell'uomo, ci sarà sempre colui che furbescamente ruberà dal sistema. Cioè, non è che si può dare per scontato che è la soluzione a tutti i mali del mondo. Però cominciamo, voglio dire, certo, quasi, un conto è rubare nell'abbondanza, un conto è rubare nella pochezza, no? Perfetto, scusatemi un attimo, ora vi dico anche questo, mi hai dato un assist perfetto. Cioè, volete che la politica non abbia mai rubato anche in passato? O negli anni 80 o negli anni 70? Però cosa accadeva? Si rubava, poi ammettiamo caso che rubavano, poi la moneta che faceva circolava. Cioè, questi qua li spendevano, andavano magari al ristorante, spendevano e davano mance magari al cameriere. Cioè, la moneta circolava poi. La moneta è cattiva e degenerativa quando la si prende e la si mette sotto un mattone e non la si fa uscire più. Quello è degenerante. Cioè, quando è chiaro, c'è la moneta e poi rimane ferma. Quello non va bene. Ferma. Però se la moneta la fai circolare, va bene. O in derivati, no? I derivati, cioè, perché poi il banchiere cosa fa? Non mette in derivati, non è beh, normale, no? Non so se è stato chiaro. Sono altre domande, prego. Non so se ci puoi dire qualcosa sui sistemi alternativi, visto che noi non possiamo più stampare la moneta, sì, no? Perché col trattato di Maastricht mi risulta noi abbiamo delegato, cioè abbiamo sottoscritto che noi attingeremo alle fonti monetarie solamente sul mercato finanziario. Quindi lo Stato italiano ha rinunciato ad emettere una propria moneta, la carta moneta. Potrebbe emettere allora forse delle monete di metallo, diciamo, che però ci potremmo dare anche un valore di 10 euro a questa moneta di metallo, volendo. Infatti, cioè, quello a cui volevo arrivare è proprio questo. Cioè, in fondo, potrebbe esistere la circolazione di una moneta alternativa che lo Stato italiano potrebbe emettere? Allora, la risposta è... Sì, ora mi stanno dicendo che c'è chi è esperto anche di questo. Allora, per quanto mi riguarda e ci riguarda, sappiamo tutti che comunque la soluzione comunque deve essere a priori, sovranità monetaria da parte dello Stato. Però quello che sta dicendo lei giustamente è un aiuto, e che ben vengano. Io giù nel Salento sono stato tra i promotori del far circolare anche lo SHEC, e non risolve il problema.
è uno sconto che cammina, si dice, però bene o male cerchiamo, almeno se non altro culturalmente, facciamo capire alla gente che cos'è la moneta. Cioè, non esiste una regola, cioè poi i poteri sono fortissimi, cioè, quindi tutte le strategie secondo me che si possono usare, che ben vengano. Nell'ultima riunione abbiamo convocato altre due persone che hanno messo in piedi un progetto di moneta alternativa, sempre in comunità, si stanno creando isole del baratto, cioè sono tutte soluzioni che... Banca del tempo, sono tantissime e che ben vengono, però ricordiamoci che non è la soluzione. Naturalmente l'ideale sarebbe partire dall'alto non viene, nel frattempo facciamo queste soluzioni che partono dal basso. Io in un secondo libro in effetti propongo una soluzione che venga dal basso, micro comunità autosufficienti, autogestite, che magari interagiscono fra di loro, perché se la rivoluzione riusciamo a farla più in grande, la facciamo almeno in piccolo, e che si moltiplicano e fra di loro collaborano, o con scambi o con moneta, cioè è anche una soluzione. Quindi, ripeto, io ad esempio qua ce l'ho uno shake, poi mi stavo dicendo che c'è un promotore di una moneta alternativa o complementare, perché sono differenti, la moneta complementare è tipo lo shake, quindi io propongo di più le monete alternative se riusciamo, io ad esempio, ecco, il SIMEC era una moneta alternativa, cioè che cosa accade se un comune magari... ha il coraggio di emettere una sua moneta, magari ci stanno delle soluzioni per farlo. Io sono Veneto, l'avevo fatta l'anno fa, l'hanno stroncata sull'ace. E chi l'ha stroncata? I poteri? Perfetto, è quello. Ho proposto una moneta alternativa per circolare in Padova, adesso non ricordo neanche il nome, sono passati parecchi anni, l'hanno stroncata sull'ace. Posso intervenire? Sì. Volevo dire che noi l'abbiamo studiata tantissimo questa cosa qua, io lavoravo in macro edizione, abbiamo provato a metterla fuori durante dei mercatini eccetera, e allora a Reggio Emilia, Luca che parlerà domani in tarda mattinata, è di Mag6 è una finanziaria etica, detta banalmente, e loro adesso stanno provando e stanno facendo un laboratorio queste cose. Volevo soltanto dire questo, c'è virgolette un trucco scoperto da molto tempo che permette di fare legalmente la moneta locale, è quello di farla passare come buono sconto. Tu metti il giro, buoni sconto da un euro, circolanti, nessuno può dire niente, ma è come se tu avessi messo un euro in più in circolazione. Vuoi al volo che cosa direi magari domani? Ma posso anticipare qualcosa rispetto poi alla chiacchierata che potremo fare domani con chi ci sarà? La possibilità di creare dal basso strumenti monetari non in mano ai banchieri ma in mano alla gente, questa possibilità c'è. Su Reggio Emilia stiamo facendo due esperienze. È il banchiere, è stato un qualche banchiere. O la moneta. Satana. Vabbè dai, sono solo 1 milione di euro. Niente di grave. Vai, continua. Allora, una cosa che stiamo facendo è un laboratorio della durata di un anno di moneta complementare che permette alle realtà del territorio produttive che accetteranno questa moneta complementare di stamparla e distribuirla, quindi senza andare a chiederla né a una banca né a una finanziaria, purché ci sia ricchezza reale da scambiare. Quindi in questo caso qui alcune realtà hanno detto certo, iniziamo ad aumentare la massa monetaria, perché? Perché c'è gente che vuole lavorare e non ci sono i soldi per pagarli, ma è un cortocircuito inaccettabile, quindi aumentiamo noi la massa monetaria e mettiamo a disposizione i prodotti e i servizi nostri. Quindi per dire che il problema grosso, comunque adesso non voglio anticipare, comunque portare via troppo tempo, non credo che sia fuori di noi, io credo che sia dentro di noi, però ci sarà modo di parlare. No, ma un minuto specifico. Quello che ritengo importante è domandarci che cosa crediamo rispetto al denaro.
Perché se partiamo dall'idea che solo per il fatto che lo abbiamo trovato così, diceva prima giustamente il relatore, che è sempre stato così. Allora, se è sempre stato così, noi ci paralizziamo, abbiamo già perso. Perché anche la schiavitù, chi è nato in schiavitù l'ha trovata. Per cui avere la forza di non accettare che le cose che tutti danno per ovvie siano sane, cioè se nasciamo in una situazione malata dobbiamo guardarla. Allora, l'idea del riappropriarci della sovranità monetaria attraverso degli strumenti che siano legalmente accettati, e quindi non possiamo stampare euro, ma possiamo creare buoni d'acquisto, buoni sconto, che possiamo utilizzare secondo gli accordi che noi facciamo sul territorio. Ne aggiungo un'altra, sempre ripresa anche prima, rispetto all'idea che ci possa essere un reddito d'esistenza. Lo volevo chiedere anche al primo relatore, a Mosler, per capire se nella sua teoria c'è spazio per questo. Ma visto che oggi, con un quarto del tempo che impiegavamo 50 anni fa, riusciamo ad ottenere tutto quello che ci serve, tutto il resto del tempo non serve per un lavoro produttivo. Quindi l'idea che possiamo avere denaro perché andiamo a lavorare e se non lo facciamo siamo dei fannulloni è inaccettabile, perché più andiamo avanti più non c'è bisogno di tre quarti di voi. Tre quarti di voi non servono per la produzione. Allora, tre quarti li rottamiamo e il quarto che rimane lì lo massacriamo di lavoro. È questo, no, il problema. Allora esiste a monte un'idea che prima di tutto dobbiamo digerire noi, che si chiama reddito d'esistenza. Ma anche gli economisti ad alto livello incominciano, ci sono dei video su YouTube molto interessanti, economisti di alto livello cominciano a dire l'unico sistema razionale per uscire dal fatto che non c'è più bisogno che lavoriamo 20 ore al giorno, 8 ore al giorno, dobbiamo lavorare 2 ore al giorno. Incominciamo a distribuire, dobbiamo trovare un modo alternativo per distribuire la moneta senza la quale il nostro sistema non funziona. E allora incominciamo a darci la possibilità di organizzare sul territorio, e noi a Reggio Emilia lo vogliamo fare, incominciamo a sperimentare senza che ce lo dia il governo, perché il governo non ce lo dà, arriveranno fra un qualche secolo. E proviamo a sperimentare e ad organizzare un reddito d'esistenza. Ma vi piace questa idea qua? Perché il primo ostacolo grosso non è fuori, è dentro. E anche l'idea che il denaro non debba essere comperato, ma debba essere distribuito. Vi piace? Perché sono queste le domande che bloccano o fanno venire voglia di andare avanti. Per cui, insomma, quello che posso dire io è che ci sono tante esperienze che, anziché solo teorizzare, cercano di realizzare qualcosa dal basso, che in questo momento mi pare una buona strada. Così sarebbe una situazione socialista. È una situazione di libertà, non so com'era la... È una situazione di... In uno Stato socialista, se tutti mettiamo la stessa moneta... No, poi tu puoi andare a lavorare, eh? Cioè non è che ti è vietato. L'idea è che la logica del reddito di esistenza è che una fetta di denaro significativa per avere accesso ai tuoi bisogni primari, sì, ti viene data dal momento in cui tu nasci, ok? Dopodiché questo cambia forse la tua percezione rispetto al lavoro. Secondo te, se fossi nella condizione di avere 1.000 euro al mese, la tua vita come cambierebbe? In meglio o in peggio? La società come cambierebbe? In meglio o in peggio? Siccome lei parlava di distribuzione di orario di lavoro per tutti, comunque adesso non voglio anticipare troppe cose, però insomma è un discorso interessante. Posso intervenire? Vorrei appoggiare in effetti quello che state dicendo. Luca. Condivido appieno, perché teoricamente, secondo me, pure, e come è scritto anche nel secondo libro che uscirà, secondo me l'uomo basti che lavori anche, non dico molto, 3-4 ore al giorno per 4-5 giorni a settimana.
tutto il resto lo faranno le macchine, no? Magari. Allora, che cosa accade? Che comunque molto del tempo, obiettivamente, noi lo dobbiamo dedicare alla nostra crescita personale pure. Non ce la scordiamo, cioè noi abbiamo un motivo per la quale stiamo sulla Terra e dobbiamo sviluppare i nostri talenti, stare con i propri amici, con la propria famiglia. Quello che dice è verissimo, perché comunque il reddito di cittadinanza dovrebbe dare solamente una base. Poi se qualcuno vuol fare l'imprenditore, vuole ottenere qualcosa in più, lo fa, nessuno gli toglie questo diritto. Però almeno tutti partiamo da una certa base. Chi poi non avrà voglia di fare quello sarà libero di non farlo. Quindi pienamente condivisibile il discorso che faceva e che condivido pure io. Non so, ci sono altre domande? Sì, volevo fartene una. Una, sì. Più che altro una considerazione. Secondo te come mai viene sempre sottovalutato l'apporto giuridico che ha dato Auriti? Nel senso che, come diceva prima il signore, è sempre stato così, no? Ma lui davanti al PM gli ha detto è sempre stato così, un par di balle, vuol dire la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente. E secondo te come mai questo lato giuridico del fatto che è dimostrabile matematicamente che è un reato non viene mai sottolineato, no? E tutti pigliano magari altri talenti che di Auriti nell'esporre l'argomento? Allora, io sappiamo un po' come è collocata la magistratura in questa tematica, però io ho avuto l'onore che cioè la prefazione me l'ha fatta Salvatore Cosentino, che è un magistrato. E questa domanda gliel'ho rivolta direttamente a lui. Io ora ti rispondo con quello che mi ha detto lui, essendo un esperto di diritto. Il problema qui è che non c'è un reo preciso, cioè è una nube talmente grossa che rischi di fare delle cause che poi magari le perdi e sono pure controproducenti. Allora non c'è un qualcosa di preciso. Però questo è il suo punto di vista da giudice. Che cosa accade? Però io ho conosciuto pure l'avvocato Paola Muso, e è stata la promotrice di una denuncia, ma non è stata l'unica, ce ne sono state tante, no? Dal suo punto di vista dice no, secondo me, siccome chi ha firmato quei trattati hanno, cioè, metodicamente non rispettato la Costituzione, non mantenuto certi criteri che dovevano mantenere, devono essere condannate quelle persone, cioè punto per punto. Io un po' do ragione al magistrato, naturalmente, perché qua veramente è una nube talmente grossa che non sai a chi colpire e come colpire. Però in senso logico io capisco pure la posizione dell'avvocato Paola Muso nel momento in cui ha fatto la denuncia. Il problema qual è? Che vogliamo forse anche la magistratura, sicuramente è in mano ai poteri forti, e questo è il motivo, credo. E a livello giuridico, in effetti il professor Auriti, la sua grandezza qual è stata dal punto di vista giuridico? Che si è posto nei confronti della moneta, prima che da economista, si è posto da giurista, e la sua famosa domanda è proprio quella, chi è il proprietario della moneta all'atto dell'emissione? A questa domanda ancora, però stanno tergiversando pure ancora le istituzioni, cioè volutamente. Vabbè, se dovessero rispondere ci sarebbe la rivoluzione ieri. Non lo possono dire esplicitamente, ma questi pure dicono, sì, l'ultima, ripeto, interrogazione parlamentare fatta da Borghezio, no? Era Borghezio se non sbaglio. No, c'è stato un altro che ha chiesto spiegazioni sulla risposta che è stata data a Borghezio, e Holly Rehn, e a nome della commissione, gli ha risposto proprio in merito, dando ulteriori spiegazioni all'interrogazione di Borghezio sul valore, sulla proprietà giuridica dell'euro. Ed effettivamente dalla risposta della Commissione europea non si evince che la proprietà giuridica sia della Banca Centrale Europea, perché nessuno lo può dire, non risulta da nessuna parte. In effetti non l'hanno specificato. No, non lo specificano perché non c'è nessun trattato, nessuna firma, nessuna legge che dica che la proprietà giuridica dell'euro è della Banca Centrale Europea. Quindi io ho letto, non so se era quella prima o quella dopo, cioè in effetti si parlava di la proprietà appartiene all'eurosistema. Dici tutto e non dici niente. Cioè, che c'è? È un sistema, il sistema delle banche.
Sì, però nell'eurosistema. Stanno piano piano infilando il concetto, ci stanno convincendo lentamente che i soldi sono i loro. Vabbè, questo sì. Stanno proponendo anche ufficialmente, sì. Cioè, hanno detto che i soldi sono dell'eurosistema e l'eurosistema è le banche nazionali con le banche. Con la banca centrale, sì. Quindi è lì il punto. Adesso che ho il microfono, volevo cogliere l'occasione per. Sfruttando il discorso della moneta locale, eccetera. Sì. Ma dal momento in cui gli italiani non pagano il signoraggio sulle monete, perché non indirizziamo tutti a utilizzare solo le monete? Smettere di rifiutare tecnicamente la banconota e imparare a pagare dove possiamo arrivare con le monete. Noi da domani magari gireremo con la carriolina delle monete, però eviteremo veramente di continuare ad acquistare soldi dalla banca centrale. Allora, magari è molto fantascientifica la cosa, però può portare a sensibilizzare la gente con questa banalità, con questa stupidaggine. Rifiutatevi di comprare, di pagare con la carta moneta, è vero che è più pratico. E prelevare in moneta, tu vai lì, prendi 100 euro, io voglio 100 euro, 2 euro, 2 euro, devo giocare le macchinette, devo fare quello che mi pare, però ci potrebbe. Allora, perché la proposta delle monete locali sembrano tante piccole idee che secondo me difficilmente alla lunga si raggruppano, invece proporre una cosa che possa funzionare a livello nazionale, magari sveglia le coscienze, perché il problema di questo argomento è proprio perché la gente fa fatica a recepire l'idea della truffa, ecco. È talmente grande, capito, che la gente non... Posso? Aspetta, aggiungo una cosa, che quel genio di Tremonti che tu citavi prima... Quel genio di Tremonti, come dice Max, propose all'epoca a Duesenberg, disse, vabbè, quasi quasi... Di stampare i soldi, cioè le monete da un euro e da due in banconote. E Duesenberg gli disse, caro Tremonti, vede che lei perde il signoraggio. Allora, però abbiamo... La sua è una bella idea che si aggiunge a tutte le altre comunque, perché è valida pure, però fino a un certo punto, perché da quello che mi risulta a me, lo Stato italiano ha un limite anche nella stampa degli euro da uno e da due, non ne possono, hanno una soglia, oltre quella non ne possono coniare più. Però l'idea è valida come può essere poi aggiunta a tutte le altre, non so se è chiaro. Però poi uno emette il CIMEC, ecco che arriva il falsario di turno, che il CIMEC ce lo fa in casa dal momento in cui anche noi non abbiamo usato le tecniche che si usano per, insomma, per l'euro, per il dollaro, per la contraffazione, perché c'è dietro un grande lavoro, un grande studio. Ma guarda, sì, ad esempio io queste domande sono state fatte anche a coloro che fanno circolare lo check, no? Allora, guarda, dal momento che è talmente facile farlo, no? E che poi ti viene dato gratuitamente, a nessuno gli viene in mente di andarlo a copiare. Perché tu vai, cioè perché è una moneta emessa gratuitamente. E quindi non. Scusa Cosimo, parlavi di Duesenberg, non hai specificato che era il capo della banca centrale. Io sono curioso di sapere, dopo questo episodio pubblico in conferenza stampa, che fine ha fatto Duesenberg? È ancora il capo della banca centrale? No, sembra che sia morto in piscina. No, veramente l'hanno trovato in salotto affogato alla piscina a 50 metri di distanza. Praticamente. Comunque è morto pure lui. Pace all'anima. Duesenberg, dopo questo episodio con Tremonti. Sì. È morto, non si sa come. Allora adesso... Il professor Auriti, credete, guarda, io da quando... per me è stato illuminante. Cioè il professor Auriti è morto di cancro nel 2006. Ma tenete... Ma ne ha avuti, Già nel 92, quando fece la prima denuncia che lo condannarono all'epoca, poi mise sulla bacheca nell'università, perché lui era un professore universitario, aveva fondato l'università di Teramo, poi un personaggio, voglio dire, di un certo spessore, disse ai suoi allievi, la dignità gratuita non esiste, io pago perché voglio la proprietà popolare della moneta. E quindi,
Poi da lì sono scaturite tutte le sue vicissitudini giudiziarie pure, perché se stava Pimpini ora vi raccontava tutta la sua storia, l'avvocato che l'ha seguito in tutte le sue cause, io vi accenno giusto delle cose. Era anche, lui era un grosso, era un nobile di famiglia, aveva grosse proprietà, aveva imprese agricole. Dal giorno dopo che fece questo attacco, dal momento all'altro gli chiusero il credito a tutte le sue aziende. Lo fecero fallire da un giorno all'altro, perché sapete, un'azienda quando sta in giro, gli chiude il credito, l'hanno fatto veramente fa- ha dovuto svendere tutto quello che aveva, mi hanno raccontato anche molte terre. E una cosa bellissima, professor Ridi, ora vi racconto un aneddoto, trovò dei soldi in una, no scusate, trovò una bottiglia con una data, giocò questi soldi, fece giocare la moglie e fece una vincita. Questi soldi, regalando pure un suo terreno, fece costruire una chiesa intitolata alla Madonna di Fatima. Lui era molto credente e cattolico, voglio dire, quindi vedete un pochettino lo spessore anche magari dell'uomo in quanto credente, non poi vabbè c'è chi crede, chi non crede, però una persona che veramente ha sacrificato tutto quello che aveva. E vi dico pure che nel periodo in cui poi mise il SIMEC, dopo che cercarono di bloccarlo in tutti i modi, andarono 150 finanzieri ad arrestarlo, nemmeno per Totorina. Comunque poi hanno dissequestrato il SIMEC, il professore non l'hanno messo in carcere, però vedete, hanno bloccato tutto un meccanismo che si era andato a inserire perché non doveva partire. Da quello che mi ha raccontato anche Pimpini, c'era un fascicolo Auriti all'interno della Banca d'Italia. Sì, Pimpini è l'avvocato che ha seguito le cause di Auriti dall'inizio e addirittura ha rimesso di sua tasca circa 2 miliardi, da quello che so io, per quando fu... E niente, ha donato tutto quello che aveva per questa causa e per le generazioni future. Se potete, vedetevi i suoi video, a volte magari in questo video era un po' arrabbiato, ma dico, però si capisce un po' la... che sono molto belli, tantissimi sono, e traspare la sua purezza d'animo, io è quello che ho sentito, non ho avuto l'onore di conoscerlo di persona, e niente, quindi è passato la miglior vita e spero che ci guida da lassù, spero. Non so, altre domande? So che c'erano un paio di domande, poi se Salvatore voleva fare anche una considerazione sulla retrocedenza, poi facciamo una pausa, almeno per la videocamera vediamo che siete vicini, uniti, no, in questa battaglia e non separati. Fabrizio. Sì, io volevo dire una cosa rapidissima e vorrei che mi rispondesse Cosimo, però so che potrebbe rispondere Salvatore. Diciamo che quello che avete sentito prima, Warren Mosler, appunto è un economista accademico e via dicendo, però dice in maniera più tecnica, più raffinata e con le equazioni eccetera, le cose che dicono sia Salvatore che Cosimo, che poi non sono esattamente le stesse cose, però c'è questa unione di fondo che, essendo anche un po' dialettica, ci permette di andare a cercare delle soluzioni. Io quello che volevo chiedere è esattamente questo: ritieni che ci sia spazio, anche senza adesso andare nello specifico, no? Ci sia spazio soltanto per la protesta, per una ribellione politica, nel senso votiamo per qualcuno piuttosto che per qualcun altro, oppure credi che proprio dal punto di vista della produzione della moneta, ad esempio di Reggio Emilia, le banche del tempo, eccetera, sia concretamente possibile sottrarsi al sistema bancario? Allora, per quanto mi riguarda, ribadisco un po' quello che ho detto prima, secondo me non esiste una strategia unica, secondo me tutte le strategie devono essere funzionali a liberarci dalla schiavitù. Io non critico nemmeno chi va in piazza e va a manifestare, perché secondo me tutto è funzionale. Io ho una visione un po', immagino un po' questo attacco, tra virgolette, culturale, come un esercito, no? Come un esercito è formato dalla fanteria, poi c'è la cavalleria, ci sta, ognuno secondo le proprie peculiarità fa quello che può. Cioè io oggi sto qui, sto facendo la mia battaglia culturale, divulgando con il mio libro, con le mie conferenze, però mi fa piacere e sto vicino anche a della gente che oggi sta a Roma, sono più di 2 settimane che sono accampati a Roma, non so se si chiamano Catena Umana, cioè dico, stanno cercando di fare, io ho partecipato ad altre insieme a Salvatore, insieme a Max, a tante manifestazioni fatte a Roma pure.
Quindi, ripeto, non credo che secondo me ci sia una sola strategia. Credo che tutte siano funzionali. Tenendo presente che comunque credo molto di più, ecco, in quella in cui credo più io, è quella a partire da una rivoluzione dal basso, creare comunità, creare rivoluzioni, micro rivoluzioni culturali che partono dal basso, però con l'aiuto anche di chi sta in piazza e manifesta. Ripeto, secondo me non c'è una cosa meglio dell'altra. Non so, Savoia, tu vuoi dire qualcosa pure tu? Sì, sì, so se funziona, ok. Buonasera a tutti intanto. Niente, per quanto riguarda i vari strumenti come le monete complementari, io anni fa, quando ancora doveva essere reso pubblico lo SHEC, feci una sorta di consulenza ai ragazzi proprio che idearono questo SHEC, perché come sapete è partito da Napoli. E adesso addirittura a Napoli hanno istituito il NAMO, che è una moneta proprio istituita dal comune, da De Magistris. Però devo dire che io lo reputo più che altro uno strumento informativo, cioè nel senso che non è in grado di cambiare il sistema, perché è come se tu mescoli del sangue pulito, che è la moneta complementare perché non crea debito, vicino a del sangue infetto, che è l'euro. Quindi continuando però in una percentuale di 20% sangue pulito e 80% sangue sporco, il corpo del malato, che è lo Stato, l'apparato statale, resta comunque infetto. È comunque uno strumento informativo, perché fa capire che la moneta in realtà è un mezzo per misurare la nostra ricchezza, è un mezzo che deve agevolare gli scambi, e quindi non è detto da nessuna parte che debba essere per forza l'euro. Noi domani mattina ci possiamo accordare che questo pezzo di carta ha un valore, ce lo scambiamo tra di noi e scambiamo mezzi e servizi. Lo potremmo tranquillamente fare. Ovviamente non lo possiamo rendere pubblico, perché altrimenti arriva la Guardia di Finanza e ci blocca tutto, come hanno fatto anche con il CIMEC dell'esperimento di Guardia Grele del professore Auriti. Perché in realtà il controllo globale che si ha sulla politica monetaria ormai è in mano alle banche. Io dico con molta semplicità, anche in interviste radio, articoli, che viviamo in una sorta di regime dittatoriale in cui sono le banche che hanno tutto il potere più importante, che è quello di emettere moneta. Noi possiamo avere anche il partito di destra e di sinistra al potere, che fa la finanziaria, che decide quali tasse mettere, quali togliere, ma se il potere più importante, che è il potere di emettere moneta, sta in mano ad organismi privati che sono le banche, dalla Banca d'Italia alla BCE, noi saremo sempre nelle mani di questa oligarchia che io definisco criminali senza mezzi termini. Perché purtroppo sono dei criminali, e in questo la magistratura non fa nulla. Io col supporto di uno studio legale, ma anche per conto mio quando faccio ricorsi contro Equitalia, o con lo studio legale quando facciamo ricorsi sui fidi bancari, noi scriviamo sempre che alle banche non dobbiamo dare nulla, perché sono, ci truffano attraverso il signoraggio bancario. La magistratura in quella parte del nostro ricorso non si esprime, non dice nulla. Perché il magistrato, nessuno si prende, voglio dire, l'abrigo o il coraggio di dire: ma che caspita adesso, signoraggio, perché questi organismi privati stampano moneta e ce la prestano, e quindi poi su questa moneta dobbiamo pagare anche i tassi di interesse? Voi dovete sapere che noi paghiamo ogni anno circa 80, 90 e nel 2015 arriveremo a 100 miliardi di interessi sul debito. Quei 100 miliardi potrebbero essere utilizzati per costruire nuove scuole, nuovi ospedali, per rafforzare degli apparati, per offrire dei servizi migliori ai cittadini, e invece finiscono nelle casse dello Stato, nelle casse delle banche, perché purtroppo loro, attraverso il meccanismo dei titoli di Stato in cambio della moneta, con questo giochetto truffaldino ci stanno massacrando tutti. Ed ecco perché poi ritroviamo noi con dei salari bloccati, l'età pensionabile che aumenta sempre di più, non abbiamo moneta da consumare, quindi per far girare l'economia, le imprese chiudono i battenti perché non riescono più ad avere denaro liquido per fare investimenti, quindi comprare materie prime, lavorarle, chiamare nuova occupazione e quindi ridurre anche la disoccupazione. Quindi siamo nelle mani di criminali.
Per quanto riguarda invece il signore che parlava prima di reddito di cittadinanza, reddito di esistenza, io ho parlato diversi anni fa con un deputato della Confederazione Svizzera, Svirdis, che lui propose il reddito, lì lo chiamano in Svizzera l'assegno universale, che è la stessa cosa del reddito di esistenza. Cioè in realtà un reddito che deve garantire i diritti basilari dell'essere umano, quindi mangiare, bere e avere un tetto sotto cui dormire. Lui ha fatto questa proposta dicendo che tutti i cittadini svizzeri dovessero avere questo reddito universale, assegno universale. La Confederazione ha bocciato questa idea per due motivi. Il primo motivo è che non c'erano i soldi per dare a tutti i cittadini questo assegno universale. E purtroppo, siccome il sistema è in mano alle banche, è ovvio che le banche non ti andranno mai a erogare un reddito per tutti i cittadini. Il secondo motivo è che offrire un assegno universale a tutti i cittadini avrebbe generato apatia nella collettività. Cioè nel senso che tutti si stanno a casa, si beccano il reddito di cittadinanza e nessuno va a lavorare più. Ovviamente anche questa idea è sbagliata, perché il reddito di cittadinanza deve garantirti i bisogni naturali dell'essere umano. Cioè io non so come la vedete voi, ma per me lavorare per vivere è una forma di schiavitù. Cioè lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini il cibo e un tetto sotto cui dormire. Questi sono proprio dei diritti universali, sottoscritti proprio nella Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Eppure lo Stato non li garantisce. Lo Stato ti dice che devi lavorare, devi pagare le tasse e provvedere anche alla tua esistenza. E quindi voglio dire, non garantisce questo tipo di... Però purtroppo io condivido proprio questa scelta del reddito di cittadinanza, perché si arriva in una fase della produzione in cui quel determinato settore è saturo, quell'impresa, anche se produce 100 beni di quel tipo, purtroppo non li vende perché ormai il mercato è saturo, quindi tutti quegli occupati in quel settore diventano dei disoccupati che saranno a carico di altri familiari, per esempio, che lavorano. Quindi si riduce la possibilità di consumare ed ecco che poi alla fine si blocca l'economia. Se tu invece eroghi il reddito di cittadinanza a tutti, tutti avranno sempre un reddito a disposizione da poter spendere, da elargire nei consumi di tutti i giorni, ed ecco che l'economia continua sempre a girare, non si blocca. Quindi Facciamo la pausa? Sì, facciamo, immagino che insomma, dopo tutto, adesso facciamo chiudere Cosimo, poi facciamo 5 minuti, anche 10 di pausa, là ci sono le macchinette per chi vuole tè, spremuta d'arancia e biscottini, e fra 10 minuti Salvatore farà la cosa più approfondita. Cosimo ha ancora un 5-10 minuti per chiudere. No, fai 5. Le 5. Volevo un pochettino aggiungere in effetti una cosa, perché oggi lavoriamo, perché lavoriamo per reperire moneta sul mercato per andare a pagare le tasse. Cioè, quindi si è sgretolato il gusto del lavoro, cioè ogni volta si viene a sgretolare quel piacere nel lavoro perché dobbiamo coprire fine mese. Quest'altro meccanismo invertito cosa farebbe? Uno scultore tornerebbe a scolpire il legno per il gusto di scolpire il legno, è chiaro? Cioè un costruttore costruirebbe le case perché devono mantenere magari in eterno, più a lungo possibile. Si va a interrompere questo meccanismo capitalistico, no? Dove tutto deve essere veloce, tutto deve e si deve rompere subito pure, no? Perché le cose devono avere un tempo, perché poi devi comprare un altro oggetto, no? Quindi ecco, cambia il meccanismo, alla base si inverte. Quindi ognuno farà le cose per il piacere di farle. Ed è fondamentale questo, perché poi l'uomo si esprime attraverso il suo lavoro. Chi dice che l'uomo non lavorerà più? Non credo questo. Io sono convinto che continuerei a lavorare perché ho passione nel fare le cose. Io sono un figlio di falegname pure, ho scolpito il legno, mi piace scolpire il legno, ho l'animo artistico, ho scritto un romanzo, cioè farei sempre le cose perché mi piace farle. E sapete quanto è bello farle senza sapere che devi andare a coprire fine mese? Cioè quindi ci impiegherai il tempo che ci vuole per fare una cosa bella, non come si fa oggi. Io vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e spero di essere stato chiaro.